Hanno parlato gli avvocati, lettori, ora diamo la parola ad un magistrato, scrittore concorrente, quindi potrebbe esserci un conflitto di interessi, ma noi siamo sicuramente siamo certi del fair play del dottor Martinelli. Angelo, vieni. Vuoi stare in piedi? Sì, stai in piedi. No, ma stai in piedi. No, lui vuole stare in piedi, non sempre, perché viene meglio. Braccio. No, Quintiliano diceva che quando non si può negare una colpa bisogna lavorare sulle attenuanti. La colpa ce l'ho, l'ammetto, non sono riuscito a leggere il libro. Di solito appunto, allora, i miei avvocati difensori in questo caso sono Antonella Sottire e il professor Palma. Siamo stati nominati. Non ho fatto in tempo. Il professor Palma mi ha già difeso in un'altra occasione. Non abbiamo fatto in tempo a studiare una strategia difensiva perché sono arrivati in ritardo, c'eravamo in camera di consiglio. E allora glielo dico adesso anche pubblicamente su cosa dovete insistere. Quando feci concorso in magistratura e feci l'esame orale, non avevo detto vagamente che andavo a Roma e i miei genitori avevo specificato che il concorso era, sono tornato a casa e ho detto guardate, ho superato il concorso in magistratura, vita farò il giudice. Mia madre poveretta si è distesa a letto e mio padre, e qui appunto che mi merito le chiamate generiche, ha detto così, ha alzato le spalle, ha detto con tanti disturbati che ci sono tra i magistrati, uno in più non danneggerà. E quindi conquistato anche l'altro 10 del Ditti Federico, perché con il fair play che sappiamo ha il dottor Martinelli sarà un 10. Quindi spostiamoci verso la parte giuridica del tema. Saluto anche l'avvocato Maria Luisa Bortolozzi, che dopo tanto tempo è riuscita a raggiungerci, e colgo l'occasione per ricordarvi che dovete votare, e quindi ringrazio anche tutti i membri del collegio elettori. Dovete votare e motivare anche, cioè ci sono i voti da 1 a 10, ma poi anche una piccola recensione sul libro. Bene, io direi, professore Palma, farci aiutare dal dottor Stefano Rossano, che è anche un amico di IUS che ci segue da tanto tempo, che è docente di diritto canonico, a ricordare un po' i rapporti fra la Chiesa e la comunità ebraica, e quindi però da un punto di vista più che altro così un volo sul giuridico brevissimo. E poi dopo ci sentiamo il professore Palma e Titti, che ha una sorpresa per noi. Buonasera a tutti, ringrazio l'avvocato Sotira per avermi dato l'opportunità di parlare questa presentazione di questo libro. Come accennava Antonella, il mio intervento sarà dal punto di vista giuridico canonico, riguardante i rapporti e i documenti della Santa Sede nel dialogo ebraico-cattolico. Bisogna tenere presente che si parte dal 1959, esattamente il 25 gennaio del 59, San Giovanni XXIII annunciava l'indire il Concilio Vaticano II. Perché questo parte da qui? Perché le commissioni preparatorie che portarono poi al Concilio Ecumenico Vaticano II, tra queste commissioni preparatorie vi era il segretariato per l'Unione dei Cristiani, che cioè che doveva preparare anche una nota sugli ebrei. Cosa succede? Che a capo di questa segretaria dell'Unione Cristiani viene messo il cardinale Agustin Bea. Agustin Bea si può essere considerato il pioniere di questo inizio del dialogo ebraico-cattolico, perché quando era rettore al Biblicum, il Biblicum è il Pontificio Consiglio di Studi Biblici che sta a Piazza della Pilotta, la via quella che porta, tanto per intenderci, a Fontana dei Trevi, lui salvò, durante il rastrellamento del 16 ottobre 1943, alcuni ebrei che si erano rifugiati all'interno dell'istituto. E questo invocando ovviamente l'extraterritorialità del luogo, cioè
in base ai patti lateranensi, il pontificio biblico è la zona extraterritoriale. Avendo avuto questo grande merito, il cardinal Bea nel 60 presiedette questo segretato per l'Unione dei Cristiani. Preparò il Concilio Vaticano II, questa commissione, il documento fondamentale del dialogo tra ebrei e cattolici, e vale a dire la dichiarazione, dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Al numero 4 di questa dichiarazione, che è del 28 ottobre 1965, ricordo a tutti che il Concilio Vaticano II si è tenuto da ottobre del 65, del 62 a dicembre del 1965, il numero 4 afferma: essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a cristiani ed ebrei, questo sacro concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e con un fraterno dialogo. Dunque è importante questo primo passo che viene fatto. Ricordiamo che la dichiarazione, per quanto concerne dal punto di vista giuridico i documenti della Santa Sede, è un pronunciamento o una riflessione della Chiesa sulla realtà che non concerne la fede, non è una questione dogmatica. Il Concilio Vaticano II ha fatto vari documenti, le costituzioni apostoliche, le costituzioni, i decreti e le dichiarazioni. Questa è una delle dichiarazioni. Successivamente San Paolo VI, ovviamente essendo diventati questi papi santi, devo citarli come santi, nel 1867, con la Costituzione Apostolica del Regime Ecclesia Universe, ricordava la dottoressa che la dottoressa Sotira che sono un docente di diritto canonico, il mio campo di specializzazione è proprio la Curia Romana, per cui il mio intervento si terrà sui documenti giuridici, sugli articoli che riguardano questo dialogo qui. Ovviamente parlerò anche brevemente della parte che è ebraica. Stabilisce questo articolo 96 della Costituzione Apostolica del Regime Ecclesia Universe sulla Curia Romana, l'articolo 94. Inoltre ha competenza nelle questioni che riguardano i giudei sotto l'aspetto religioso. Questo per quanto concerne la Costituzione Apostolica del Regime Ecclesia Universe. Nel 1970, il 23 novembre, si crea il Comitato di Collegamento Cattolico Ebraico, che svolge un'attività di studio pubblicando particolarmente documenti contro l'antisemitismo, la promozione della giustizia, la pace del mondo e la protezione dei diritti umani e la libertà religiosa. Dunque questo comitato è all'interno del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, come verrà successivamente chiamato. Questo comitato però, abbastanza importante, ha avuto una svolta importante quando è stato raggiunto. Scusami, ti interrompo, così salutiamo tutti insieme l'onorevole Cosimo Ferri. È comprensibile, grazie della... Ciao Nelson, a presto. Di fronte alla giustizia, soprattutto sei onorevole. Certo, poi ti senti, cioè ci risenti. Come diceva, questo comitato ha avuto un impulso notevole con il perfezionamento dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e lo Stato di Israele, l'accordo fondamentale del 30 dicembre del 1993, firmato dall'allora sottosegretario dei rapporti con gli Stati Claudio Maria Celli e dal vice ministro dello Stato di Israele per gli esteri. Successivamente, sempre San Paolo VI, il 21 ottobre del 1974, istituisce la Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo, che ha lo scopo, nei limiti della sua competenza, di promuovere e stimolare i rapporti tra ebrei e cattolici e di sviluppare tale collaborazione per un'efficace realizzazione degli orientamenti dati dal Concilio Vaticano II, sempre alla nostra età, nel nostro tempo significa la nostra età. Questa commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo ha pubblicato il 1 dicembre del 74 orientamenti e suggerimenti per l'applicazione della delegazione conciliare alla nostra età, e nel 1985, il 24 giugno, sussidi per una corretta presentazione degli ebrei ed ebraismo nella predicazione e nella catechesi della Chiesa Cattolica. Con la riforma del 1988, la Pastor Bonus, di cui io sono uno studioso particolarmente attento, il segretario dell'Unità dei Cristiani è stato sostituito dal Pontificio Consiglio per la promozione dell'Unità dei Cristiani, il quale all'articolo 138, torniamo alla giuridicità canonica di questa Costituzione che si chiama Pastor Bonus, afferma:
Presso il Consiglio è costituita una commissione per studiare e trattare le materie che riguardano dal punto di vista religioso gli ebrei. Essa è diretta dal Presidente del medesimo Consiglio. Attualmente questa commissione, oltre a essere presieduta dal Presidente del Pontificio Consiglio degli Italiani Cristiani, il Vicepresidente è il segretario di questo Pontificio Consiglio e il segretario è invece un padre salesiano, uno dei pochi rimasti ormai, dopo Bertone. Nel 1998 questa commissione pubblica Noi ricordiamo, una riflessione sulla Shoah che particolarmente colpì San Giovanni Paolo II, e nel 2015, per cui 4 anni fa, in occasione del 50esimo nostra etate, noi ricordiamo della nostra età, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, riflessioni su questioni teologiche attinenti alle relazioni cattoliche e ebraiche. Questa Costituzione, questo documento è molto importante perché successivamente è stata data risposta e passo dalla parte ebraica a questo documento. Precedentemente, nel 2000, da parte sempre dell'ebraica, c'è stata la dichiarazione da Bruemet di Re della Verità, appello firmato da 172 rappresentanti dell'ebraismo degli Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna e Israele, testimonianza di volontà di dialogo, pubblicato nel New York Times del 10 settembre del 2000. Fra Gerusalemme e Roma, io ho portato qui il documento e vedevo la dottoressa Trichella era particolarmente interessata, e nel 2016 la parte ebraica pubblica questo documento. Fra Gerusalemme e Roma, riflessione ortodossa ebraica sul rapporto tra ebraismo e cristianesimo, del febbraio 2016. Quest'ultima risposta, questa è l'ultima, è la risposta ufficiale di questione conciliare in nostre etate ed è stata consegnata a brevi mani a Papa Francesco ad agosto 2017 da una rappresentanza del rabbinato europeo, americano e israeliano. In questo documento si afferma, questo è un documento ebraico di risposta al documento conciliare di 50 anni prima, inizialmente molti leader ebrei erano scettici sulla sincerità delle aperture della Chiesa verso la comunità ebraica a causa della lunga storia di antigiudaismo cristiano. Nel corso del tempo è diventato chiaro che le trasformazioni negli atteggiamenti e negli insegnamenti della Chiesa non solo sono sincere, ma anche sempre più profonde. Bisogna ricordare a questo proposito che quando era ancora arcivescovo di Buenos Aires, il Papa Francesco scriveva all'inizio del 2013, il 2 gennaio, poco prima dunque di essere eletto, in un libro che in Argentina parlava della nostra età, per cui questo documento della Santa, della Santa Sede: nei momenti di crisi tutti noi dobbiamo rivolgere uno sguardo retrospettivo all'essenza del nostro essere, alle radici della nostra esistenza. L'essere cristiani è intimamente legato all'essere ebrei. Questa affermazione quando lui era arcivescovo di Buenos Aires, e teniamo presente che nei rapporti del cattolico-cristiani molta importanza è stata data all'amicizia che c'è stata in particolare da San Giovanni Paolo II con Elio Toaf, e l'attuale Papa è tra cui tra i migliori amici alcuni rabbini argentini. Durante l'udienza del 30 agosto 2017 con questi rappresentanti, Papa Francesco ha sottolineato come nel corso degli ultimi decenni si sono potuti avvicinare dialogando in modo efficace e fruttuoso. Abbiamo approfondito la nostra reciproca conoscenza e intensificato le nostre tradizioni di fede. La dichiarazione fra Gerusalemme e Roma non nasconde comunque le differenze teologiche delle nostre tradizioni di fede, tuttavia esprime la ferma volontà di collaborare più strettamente oggi e in futuro. Questo fatto delle differenze teologiche è proprio nel documento. Infatti dice: le differenze teologiche fra ebraismo e cristianesimo sono profonde. Le credenze fondamentali del cristianesimo, centrate sulla persona di Gesù come il Messia e sull'incarnazione della seconda persona di un Dio trino, crea una separazione inconciliabile rispetto al giudaismo. Dunque le questioni sono preeminentemente teologiche. Molto più recente, vengo alle conclusioni proprio perché la settimana scorsa, Papa Francesco ha firmato la prefazione del volume La Bibbia dell'Amicizia, Brani della Torah, Pentateuco, commentati da ebrei cristiani, che è uscito il 18 gennaio, in cui in questa prefazione Papa Francesco scrive: sono ben consapevole che abbiamo alle spalle 19 secoli di antigiudaismo cristiano e che pochi decenni di dialogo sono ben poca cosa al confronto. Tuttavia in questi ultimi anni molte cose sono mutate e altre ancora stanno cambiando.
Il Papa inoltre rileva come i valori e le tradizioni, le grandi idee che identificano l'ebraismo e il cristianesimo, devono essere messi al servizio dell'umanità, senza mai dimenticare la sacralità e autenticità dell'amicizia. Ebrei e cristiani devono sentirsi fratelli e sorelle, unite dallo stesso Dio e da un ricco patrimonio spirituale comune sul quale fondersi e continuare a costruire il futuro. Sceglierei l'occasione di questo meritato applauso per questo intervento che ci ricorda l'importanza del dialogo. Grazie al dottor Stefano Rossano per averci riportato a quella che la maggioranza di noi qui presenti, che siamo cattolici, ma abbiamo appunto radici in ebraiche innegabili e che oggi noi vogliamo testimoniare e ricordare anche e soprattutto come giuristi.